Di tanto in tanto, aggiungiamo purtroppo, torniamo a occuparci delle vicende legate ai palafrenieri, le abbiamo raccontate tante volte, purtroppo vicende legate al mancato pagamento degli stipendi o del ritardo degli stipendi. Oggi com'è la situazione? La situazione oggi, diciamo, è sempre più buia, più drammatica. Insomma, dipendenti, io rappresento innanzitutto la sigla sindacale, l'Organizzazione Sindacale SINAP, e parlo anche a nome di tutti i lavoratori dell'Istituto di Incremento Impiego di Catania, con qualifica di istruttore direttivi, specifico istruttore direttivo, perché siamo concorsisti, legge 585, poi divenuta legge 10 del 2000. In sintesi, il discorso è questo, che la leggerezza è la, non so come dirla, magari oserei menefreghismo da parte dei funzionari, dei dirigenti che ci sono a Palermo in assessorato, diciamo, tralasciare queste persone mesi e mesi senza stipendi, senza emolumenti, così come se campassero d'aria Siccome queste persone. qualche settimana fa avevamo dato, come dire, conto anche ai nostri lettori del fatto che si era sbloccata a questo punto parzialmente la situazione, oggi invece di quanto È si era arretrato? sempre a singhiozzo, è sempre a singhiozzo. Oggi, altrimenti, siamo stati da 4 anni a questa parte, veniamo remunerati ogni 5-6 mesi. E onestamente è duro, è molto faticoso arrivare, non si arriva neanche manco a fine mese, figuriamoci stare qua mesi e mesi senza emolumenti, senza stipendi, eccetera, eccetera. Il discorso è anche un altro, che non è sostenibile più questa situazione, perché lo sbloccano adesso la situazione per 2 o 3 mesi. Sì, ringraziando Dio, insomma, non restiamo indietro, però cioè, che facciamo? Questo mese ci hanno pagato, il prossimo, cioè, non si può più prendere un impegno, mutui che tornano indietro pagati 2 volte. Cioè, queste spese chi le deve sostenere? Questi interessi pagati 2 volte, chi li deve sostenere? Onestamente non ce la facciamo più.